Ciao Antonio del futuro, sono io che ti sto mandando questo messaggio, cioè lo sto mandando a me, cioè a me nel futuro, cioè te. Vabbè, dai, spero non te devo stare a spiegare tutto per filo per segno, almeno con te, almeno con te. Ti sto mandando questo video messaggio in modo che io, cioè tu, ti ricorderai quanto stavi male per te. Per Cesarina, che ti ha lasciato 2 ore fa. E quanto ora, probabilmente vedendo questo messaggio, tu penserai: ammazza come stavo per una che si chiama Cesarina. Perché questo stai pensando, Antonio del futuro, vero? Mentre indichi lo schermo, stai pensando: ammazza il coglione che ero. Questo stai pensando. Mentre io ancora sto soffrendo moltissimo. E ho come l'impressione che questa sofferenza non finirà mai, no? Ma so che finirà. Per questo sto facendo questo video. Te, Antonio del futuro, potrai vederlo ogni volta che soffrirai per amore e penserai che questa sofferenza durerà per sempre. Potrai vedere questo video e dire: stavo male, invece poi con Cesarina è passato, perché adesso che ti frega di Cesarina. Ecco, quindi passerà anche quest'altra volta che sto soffrendo come un cane per amore. Hai capito? È questa la tua arma segreta, ci sei? Adesso scusa che io ho ancora molto da soffrire. Purtroppo non ho un video come te che possa aiutarmi. Ti invidio. Mi invidio. Vabbè, ti invidio, ci siamo capiti, dai. Ciao. Rieccomi. Sempre io. Senti, volevo dirti che è passato già del tempo, ma non riesco proprio a scordarmi la cesarina. Quindi sappi che non è facilissimo. Passa, perché ci mancherebbe, finisce, tutto finisce. Ma non è facilissimo. Solo questo. Ciao. Sempre io. Niente, volevo un attimo descriverti come ci si sente in assenza di cesarina. Allora, ansia, tachicardia, giramenti di testa. Ah, mi è finita pure la voce, ma questo forse si capisce dal video. Volevo fare un altro appunto. Cesarina, nonostante il nome un po' così, l'amavo tantissimo. L'amo anche adesso, nonostante sia passato diverso tempo. Ma finirà. Perché tutto finisce, Antonio del futuro, e poi ricomincia. È il ciclo della vita. Vorrei parlare di una cosa che mi sta succedendo, forse importante dal punto di vista scientifico. Credo che i miei capelli stiano diventando rossi. È possibile? Puoi soffrire così tanto che i capelli diventano rossi? O sono io che li vedo rossi, allora è daltonia. Ecco, questo è più probabile. Allora, Antonio del futuro, è tachicardia, giramenti di testa e aggiungi daltonia. Ho passato ore a metterle mi piace su Facebook. Antonio del futuro, dimmi la verità, sono passati anni, ma ancora gli metti mi piace a Cesarina? Dimmelo, trova il modo, perché io lo devo assolutamente sapere, trova il modo per dirmelo, ti prego. Non so come dirlo, credo che questi video si stiano trasformando in un vero e proprio testamento. Sto male ormai da troppo tempo. Non mi passerà. Se qualcuno dovesse trovare questi video, che dire? Addio.
Allora, ciao, io sono Lucilla e abbiamo dormito insieme questa notte. Cioè, insomma, io ho dormito nella casa di Antonio del futuro, che però nel passato, vabbè, insomma, abbiamo dormito insieme. E mi piacerebbe lasciarti un messaggio. Io spero che tu non me ne voglia, ma io non ho saputo resistere, ho sbirciato nel tuo telefonino e ho trovato dei video e insomma, dalla datazione dei video io ho capito che tu con sta Cesarina te ci sei lasciato ieri mattina alle 11, cioè 26 ore fa, capito? Mo' per carità, io non è che voglio giudicare, cioè io faccio pure di peggio, però c'è cioè 26 ore fa, capito? Allora, ti spiego, io e te ci siamo conosciuti ieri sera, Io stavo in discoteca, tu pure stai ballando sui tavoli, ti sei avvicinato, abbiamo parlato, ci siamo messi pure, insomma, ci siamo baciati mentre un po' pomiciavamo, ma hai pure detto che, insomma, ti eri lasciato da tanto tempo, capito? E pensa che a un certo punto sono andata pure al bagno, ma un attimo, quando sono tornata, tu mi hai detto che ti ero mancata. Ecco, io vorrei che Antonio del futuro, tu rammentassi e ti ricordassi. Insomma, che sei uno stronzo, ecco sì. Io lo faccio anche un po' per amore della storia, perché io non vorrei che tu pensassi, riguardando questi video, che tu ci sei veramente stato male per sta Cesarina. E no, e no, e che soprattutto tu ti domandassi cioè, forse che è proprio per questi motivi che Cesarina ti ha lasciato, capito? Sta voracia di Cesarina, capito? T'ha lasciato. Insomma, è importante. Te lo ricorderai in futuro che sei uno stronzo? Mi raccomando, ricordatelo. Ah, senti, una cosa. Ti ho lasciato i documenti sul tavolo della cucina, perché il portafoglio me lo porto dietro, perché è pieno dei contanti e non saprei dove mettermeli. Mi prendo pure la tessera dell'autobus, questo perché, vabbè, serve un amico mio, la storia è un po' lunga, te sto qui a raccontare, e mi sono presa pure il portatile. Però, una cosa, perdonami, non me ne volere, ma io non sono riuscita a scaricarti tutto il materiale del lavoro. Questo perché purtroppo io da informatica non ci ho mai capito niente e non so proprio come scaricartela tutta sta roba. Quindi eventualmente tu al lavoro spiegaglielo che c'hai avuto dei problemi, vedrai che insomma si risolve tutto. Caso contrario, è il ciclo della vita, eh? Antonio del futuro, mi raccomando, Ti ripeto, non è per giudicare. Ho fatto pure de peggio, faccio pure de peggio. Mi raccomando, ricordate che sei uno stronzo. Eccoci qui, cosa posso dire a me stesso del futuro? Ci hanno inculato. Stavolta ci hanno inculato. A veces pienso che il mondo cospira sempre in contra di me. Si tu también lo sientes, entonces dime che hacemos aquí.